Salve a tutti, buonasera per questo nuovo appuntamento di Casa La Terza. Io sono Giovanni Carletti, sono un editor, lavoro presso l'editore La Terza come editor. Qui con noi stasera abbiamo naturalmente presenteremo un libro che uscirà tra pochi giorni della casa editrice, cioè, di Serena Luzzi, Cacciatore di corte, una vita ribelle nell'Europa del 600. E a presentarlo abbiamo l'autrice Serena Luzzi, che insegna storia moderna all'Università di Trento, e Fernanda Alfieri, che insegna storia moderna all'Università di Bologna. Allora, comincerei lasciando la parola a Fernanda Alfieri, appunto, che può introdurre la nostra discussione. Intanto buonasera, ringrazio Casa La Terza, ringrazio l'autrice per l'invito al dialogo, che farei partire dal chi, dove e quando. Siamo nell'anno 1678, è un giorno di ottobre, e una coppia di giovani per noi, ma per allora non più giovanissimi, perché lei ha 26 anni e lui ne ha 27, si uniscono in matrimonio nel santuario di San Romedio, che è un antichissimo luogo di devozione in Val di Non, cioè nella zona nord-occidentale di quella che oggi è la provincia di Trento, e allora era un principato governato da un principe vescovo. Bene, i due sposi sono due nobili, sono il conte Ferdinando Carlo di Thun, di Croviana, ed è lui il cacciatore di corte del titolo, e la contessa Anna Giuditta di Arsio. Sono rampolli di famiglie illustri dell'aristocrazia trentino-tirolese, sono vassalli dell'imperatore e del Sacro Romano Impero, possiedono tenute e castelli, ma delle loro ricchezze è più quella simbolica della nobiltà, del prestigio, che quella delle cose che rimane in quei tempi magri. Le nozze tra i due si celebrano molto sottotono, frettolosamente, non c'è nessuna festa, non c'è nessuna pubblicità. Bisogna fare però questo matrimonio per porre rimedio a una situazione molto imbarazzante per le famiglie che sono coinvolte, come vedremo dalla storia straordinariamente vitale e avventurosa ricostruita da Serena Luzzi, sgradevole, quasi ripugnante per lo sposo, che per tutta la vita si sottrarrà sistematicamente alla relazione con la donna che stava sposando. I due, prima del matrimonio, avevano concepito una bambina che era nata un anno prima. Non sappiamo come fosse nata la loro relazione, non sappiamo che aspettative avessero per il loro futuro quando si incontravano furtivamente, non sappiamo cosa si dicessero e se lui avesse magari prospettato per lei un matrimonio, no, per convincerla a cedere la sua verginità, e questo accadeva di frequente, o meglio si raccontava nei tribunali quando le donne sedotte, specie se si trovavano con una gravidanza, andavano a reclamare che il loro onore sottratto venisse in qualche modo risarcito. Insomma, quello che sappiamo è che al momento dell'ufficializzazione di questa unione il clima che predomina è di imbarazzo, è di conflitto, è di pesantezza. Insomma, Ferdinando Carlo non vuole Anna Giuditta, e loro figlia, che è frutto di quell'unione clandestina, non è che un peso per il padre. Tanto che gli accordi che prendono le due famiglie affideranno alla famiglia di lei l'obbligo di mantenerle sotto il tetto della casa paterna, ma dopo la cerimonia molto dimessa in cui i due avrebbero dovuto separarsi immediatamente, Anna Giuditta si impianta a casa della famiglia di lui e non si muoverà di lì per anni insieme alla figlia. Per cacciarla dovranno mobilitare autorità. Lei, pur di non andarsene, darà fuoco alle vigne, divellerà le piante quando tenteranno di cacciarla di lì, e però da questa unione non voluta, da questi desideri così divergenti che noi vediamo subito, cominciamo subito a intuire dalle prime pagine del libro, nasce una vicenda straordinaria che ci porterà molto lontano dalle remote vallate del Trentino, attraverso l'Europa e attraverso la grande storia. E così Serena, è stata anche la tua ricerca che ti ha portata da un castello del Trentino a Londra, a Parigi, alla Repubblica Ceca, a Vienna, sulle tracce dei protagonisti di questa vicenda, che è quasi una saga familiare, che non a caso tu nel libro hai diviso in puntate. Ma come hai incontrato il cacciatore di corte? Come è andata questa ricerca? Sì, grazie Fernanda, buonasera. All'inizio fu il quaderno di stoffa, fitto di testi scritti in lingua francese, in tedesco,
in italiano conservato nell'archivio privato della famiglia Thun. Era stato etichettato come Braghe del conte Ferdinando Carlo alla Bastiglia, quindi mi incuriosiva molto questo manufatto rarissimo, una fonte straordinaria, no? Ecco, quindi un quaderno di tessuto cucito insieme da qualcuno, da un detenuto alla Bastiglia. Ebbi modo di sfogliarlo, questo quaderno di stoffa, e cercavo di immaginare Ferdinando Carlo mentre scrive in questa cella stretta e semibuia. Io di Ferdinando Carlo nulla sapevo, mi stavo occupando di tutt'altro all'epoca, ma poi ho iniziato a cercare materiale, a tentare di ricostruire non solo e non tanto forse la vita intera del conte, la vita, no, in tutte le sue articolazioni, ma soprattutto il momento della prigionia in Francia, per contestualizzare appunto questa fonte così preziosa. E quindi ho iniziato indagando, cercando materiale negli archivi di Trento, negli archivi privati appunto della famiglia Thun, ma insomma era chiaro, dovevo andare a Parigi e consultare i fascicoli dell'archivio della Bastiglia. Ma a Parigi c'erano altre fonti, forse anche più interessanti, cioè i graffiti, le incisioni che troviamo nelle pareti della cella, delle celle, perché sono varie, della fortezza di Vincennes. Siamo a una mezz'ora a sud di Parigi. Bene, alcune di queste incisioni hanno a che fare, entrano in relazione con l'esperienza carceraria di Ferdinando Carlo. Quindi, come dire, tassello dopo tassello, il puzzle ha iniziato a prendere forma, no? Si è popolato, sempre più articolato, sempre più complesso e per molti aspetti sempre più sorprendente, no? Per me inaspettato. Ecco, a questo punto sì, l'indagine si è estesa agli archivi di Vienna, agli archivi di Decin, alla Repubblica Ceca, dove sono conservati gli archivi della potente famiglia Thun di Boemia, un'incursione a Londra, alla British Library, e insomma a quel punto mi sembrava di aver raccolto informazioni a sufficienza per tentare di affidare alla pagina queste vicende. A proposito del quaderno, ecco, le indagini hanno anche restituito la vera storia di questo quaderno di stoffa, perché a cucirlo non fu Ferdinando Carlo come trasmette o ha trasmesso la memoria di famiglia, ma la seconda moglie, Marie, durante anni penosi e lunghi alla Bastiglia, no? E quindi anche per questa via è emerso in modo più chiaro la personalità forte di questa donna, la sua forza, il suo coraggio, la sua sensibilità, ma anche la sua cultura letteraria che noi troviamo riflessa nel quaderno di stoffa. Restava da spiegare per quali vie questo quaderno, questa fonte straordinaria, appunto, era arrivata in Trentino dalla Bastiglia. Era un altro tassello e qui mi fermo. Quindi Serena, già sappiamo che c'è una prima moglie, Anna Giuditta, c'è una seconda moglie che si chiama Marie, che si trova in Francia, e quindi nella storia del cacciatore di corte e anche nelle molte storie che incrocia cominciamo già a individuare una specie di costante, cioè una specie di tensione che non si risolve mai: disciplina o indisciplina, trasgressione o regola, la volontà, e tu lo scrivi subito nella premessa, di sfuggire agli obblighi del ruolo imposto dalla società, è come il filo rosso che unisce le vite raccontate in questo libro, che mostra un mondo di ieri che è tutt'altro che disciplinato, come invece si tende a immaginarlo e come ce lo raccontano. I bisogni di rapporti sociali degli uomini e delle donne che lo popolano sono in qualche modo insopprimibili, così per esempio insopprimibili da sfidare tutte le regole. In un remoto borgo montano, Ferdinando Carlo e Anna Giuditta non aspettano il matrimonio per concepire una figlia. Nel cuore di Parigi, Marie si unisce a Ferdinando Carlo senza prete e senza testimoni. Anni prima, ci racconterai, a Salisburgo, il principe vescovo della città si tiene una concubina che mette al mondo 15 figli.
Tu, Serena, spesso osservi che il cosiddetto modello del disciplinamento, che è stato molto forte per gli studi storici sull'Europa moderna, si rivela limitato, no? Nel dirci come effettivamente gli uomini e le donne vivessero, di fatto negoziando con le norme e trasgredendole molto spesso, come vediamo da queste vicende che ricostruisci. Se però non fosse esistita l'ambizione delle chiese e degli stati al controllo delle vite dei singoli e la tensione a uniformare le loro vite in regole comuni, specialmente per quanto riguarda la sfera della sessualità, matrimonio, generazione, noi non sapremo nulla del cacciatore, non sapremo nulla di Marie, non sapremo nulla di un pullulare di trasgressori che popolano questo libro e che si sono imbattuti, prima o poi, volenti o nolenti, nella giustizia. Agirono, trasgredirono, vissero, sì, ma molto spesso in condizioni di grande disagio, proprio perché fuori dalla regola. Come sarebbe stata la vita di Marie, la seconda moglie di Ferdinando Carlo, se fosse stata legittima moglie di Ferdinando Carlo da subito? E a quanto più semplice sarebbe stata la vita di Ferdinando Carlo se fosse stato alle regole, e quanta sofferenza sarebbe stata a tutti risparmiata? Fernanda, tu poni una questione difficile. Norma e trasgressione, questo è in effetti un aspetto centrale della ricostruzione, a me sembra, insomma, come tu hai già ricordato, un filone storiografico fortunato, fertile peraltro, ricco, importante, ha insistito appunto sul disciplinamento perseguito dallo Stato, dalle chiese, in età moderna in particolare, no? Un controllo esteso sulla società tutta, sulle vite dei singoli, degli individui, sulle loro scelte. Però c'è da chiedersi quale sia stata l'efficacia del controllo, l'effettiva capacità di controllo delle istituzioni. Facciamo un esempio: gli studi dedicati alla storia del matrimonio ci mostrano chiaramente i limiti di questa capacità di controllo sulla sessualità del matrimonio. Cioè, le trasgressioni non sono un'eccezione, sono la norma. No? Nel nostro puzzle, appunto, come ricordate, i ribelli, le trasgressioni sono molti. E a me pare che sia evidente la fatica, diciamo così, e l'incapacità a volte di controllare e di domare queste spinte, chiamiamole, centrifughe, no? Ci sono anche ribellioni, come dire, che riguardano semplicemente le dinamiche interne alla famiglia, no? Ferdinando Carlo è in fuga prima di tutto dalle pressioni familiari che lo costringono a scelte che lui non condivide, no? Ecco, se Ferdinando Carlo fosse rimasto a Parigi, no? Nessuno si sarebbe accorto, avrebbe scoperto la sua bigamia. Penso, era anche poi protetto dalla sua condizione sociale, no? di Conte. Ecco, a me premeva, come dire, un po' mettere in discussione, diciamo così, no? L'immagine che ancora resiste di un passato fatto di uomini e di donne obbedienti, no? Di sudditi passivi, appunto, che obbediscono alle regole di Stato e Chiesa. Invece non è così, non è così, ed era questo il punto che mi premeva sottolineare. E d'altra parte, appunto, tassello dopo tassello, i personaggi che si presentano sulla scena accanto al cacciatore sono tutti ribelli in un certo senso. È vero, soffrono e subiscono le conseguenze di questa ribellione, però sono agenti, per così dire, non sono passivi. Quindi abbiamo un primo matrimonio non voluto, molto sottotono, celebrato in Trentino, poi abbiamo un secondo matrimonio voluto, clandestino, celebrato a Parigi, celebrato due volte addirittura, una prima volta in modo informale, una seconda volta formalizzato. Poi abbiamo un ritorno di Ferdinando Carlo nelle sue terre natali, un continuo come andare e venire fra le sue due vite che lui si costruisce, cercando di mantenere separata la sua famiglia di origine da quella
da quella che lui si crea nuova a Parigi. Ma le vite di Ferdinando Carlo, delle sue due mogli, dei loro figli, delle loro figlie, perché Ferdinando Carlo ebbe una prima figlia con la prima sposa e ne ebbe quattro, di cui uno morì piccolissimo con la seconda, tutte queste vite si incrociano con la grande storia. Nell'anno 1700 Carlo II, re di Spagna, muore senza eredi e si apre la questione della successione. Chi gli avrebbe succeduto? I Borbone e gli Asburgo di Austria si contendono il trono. Scoppia una guerra, scoppia la guerra di successione spagnola. Ferdinando Carlo allora era a Parigi, era straniero a Parigi da anni, ma fino ad allora era stato accolto senza resistenze. Diventa però, dopo lo scoppio della guerra, improvvisamente estraneo e sospetto. Tra l'altro da poco si è sposato ufficialmente con Marie, dopo 15 anni di clandestinità. I suoi figli possono, per le leggi di Francia, essere finalmente riconosciuti come suoi eredi e potrebbe essere l'inizio di una nuova vita per lui, finalmente in regola, almeno con le regole del re di Francia, ma non con quelle del principe vescovo di Trento e con i tribunali dell'impero, agli occhi dei quali Ferdinando risultava sposato con Anna, per non parlare della famiglia di origine. Insomma, ora a Parigi le cose potevano andare finalmente per il verso giusto, ma Ferdinando Carlo viene arrestato con la scusa di intesa con gli Asburgo di Austria, che allora erano nemici della Francia nella guerra di successione spagnola. Siamo nell'anno 1702 e la storia in qualche modo irrompe nella storia di Ferdinando Carlo e irrompe nella vita dei suoi affetti più cari, nella vita che lui si è scelto. E viene incarcerato alla Bastiglia, dalla Bastiglia viene portato in un altro carcere a Vincennes, e qui c'è un altro personaggio, o meglio, un'altra persona, perché come tutti i soggetti di cui stiamo parlando visse davvero, che è importantissimo nella vicenda, che è una figura di grande umanità che mi ha profondamente commossa, che la storia, suo malgrado, aveva travolto a sua volta. È Jean-Baptiste Farid, che è incarcerato nel carcere di Vincennes perché ugonotto, e perché è sospetto di tramare a sua volta contro la Francia, questa volta per ragioni religiose, di appartenenza religiosa. Sarebbe stato rinchiuso più di 20 anni, pur avendo abiurato alla sua religione. Insomma, Serena, si può fuggire alla disciplina imposta, ma dalla storia non si scappa, sembrano dirci le vite che leggiamo, di cui leggiamo nel Cacciatore. No, alla storia non si scappa, però si può tentare una qualche forma di resistenza, ed è quello che noi vediamo accadere, a me sembra. Allora, va bene, le guerre, le persecuzioni terribili sono la cornice in cui si muovono i nostri protagonisti in alcune fasi, no, della loro vita, sono esperienze drammatiche di fronte alla quale sono chiamati a fare delle scelte, ad adottare delle strategie, scelte per non soccombere, scelte di resistenza. Ecco, quindi la guerra e le persecuzioni nessuno le ferma, guerre e persecuzioni che violentano certo le vite dei nostri protagonisti, ma le vite di tutti, però appunto assistiamo a scelte, a reazioni, ad azioni, a resistenze che a volte sono solamente, si fa per dire, come dire, o hanno una valenza solamente simbolica, ma non per questo meno significativa. Per esempio, se pensiamo appunto alla persecuzione contro i protestanti di Francia, gli ugonotti, noi assistiamo a una reazione, a una ribellione, no? Quindi alla storia non si scappa, ma Farid sceglie la resistenza. Una resistenza che poi lo conduce in carcere, un'esperienza terribile, 23 anni in isolamento totale, ma è la conseguenza, secondo me, di una forma di resistenza. Questa è la mia risposta.
Questo libro, Serena, è anche una storia della comunicazione degli affetti, una grande storia di comunicazione dell'amore e dell'amicizia, perché è pieno di lettere che vengono scritte con inchiostri di fortuna sui supporti più impensati, ancora una volta trasgredendo regole. In carcere, Ferdinando Carlo, Farì, Marie, il loro figlio, scrivono tutti. Vengono incise preghiere sulle pareti di una cella carceraria, pensieri, memorie, desideri, vengono messi sul quaderno di stoffa. Questa folla mormorante uscita dagli archivi in cui tu ti sei imbattuta, Serena, sembra avere un bisogno di parole fortissimo, quasi come si ha bisogno dell'aria, mi sembra. Sì, hai ragione. Beh, in effetti questa è anche una storia d'amore, forse prima di tutto una storia d'amore e di amicizie. La comunicazione, come tu giustamente sottolinei, si impone urgente, sia nella comunicazione amorosa, sia nella comunicazione in contesti estremi, sia nell'espressione di una relazione d'amicizia. Beh, cominciamo con la comunicazione amorosa. Noi abbiamo delle lettere che parlano in modo inequivocabile di affetto coniugale, di sintonia, di amore. Ferdinando Carlo disegna i cuoricini come un adolescente potrebbe fare oggi nelle lettere destinate alla seconda moglie, no? Sono chiare espressioni di intensità dei sentimenti. Ecco, anche in questo caso, secondo me, si dovrebbe forse rivedere quella convinzione radicata per cui l'affetto coniugale matura si sviluppa solo verso la fine del Settecento. Io non sono tanto sicura. Poi c'è la comunicazione in contesti estremi, in questo caso tra due detenuti condannati all'isolamento totale, non possono comunicare né in nessun modo, né per iscritto né per via orale, non possono nemmeno scrivere nella cella, e però l'urgenza della comunicazione, l'urgenza della scrittura si impone più che mai. Allora che cosa si fa? Si usa quello che la cella fornisce, no? Surrogati, supporti nel tentativo di superare l'isolamento, che non è solo fisico, è anche psicologico, no? C'è da impazzire in quelle situazioni. Allora si scrive sulle pareti, si usa il tessuto degli indumenti come quaderni di stoffa, le pietre, ossa, chiodi, fuligine dei caminetti mescolato al vino, ma anche all'urina se non c'è altro, la cosa a quanto pare funziona, ma anche il sangue se non ci sono altre modalità, no? È comunque anche in questo caso una trasgressione dei divieti, è una sorta di forma di resistenza, ma anche un modo per comunicare in qualche modo, idealmente almeno con l'esterno. E poi ci sono le storie di amicizia, l'amicizia che matura a distanza nel chiuso delle celle tra Farì e Ferdinando Carlo, attraverso un carteggio quotidiano fatto di lettere di Ardesia, no? Lettere di Ardesia, messaggi incisi con i chiodi, un codice segreto per utilizzare no, per quanto possibile tutta la pietra. E questo succede ogni giorno per 7 anni e più, no? È un'amicizia anche questa. Poi ci sono altre forme di amicizia che noi troviamo in questo puzzle, in queste vicende, amicizie disinteressate, come quella che matura tra Ferdinando Carlo e un mercante di Venezia, Kekel, che si presta alla mediazione tra Parigi e Salisburgo, dove Ferdinando Carlo è per svariati anni, e consente quindi lo scambio di lettere d'amore, di doni, di libri e quant'altro, conservando il pesante segreto tra la seconda moglie che sta a Parigi e Ferdinando Carlo, cacciatore a Salisburgo.
è in nome di quell'amicizia che Kekkel poi ospiterà uno dei figli di Fernando Carlo, lo accoglierà come fosse un suo figlio, potremmo dire come il figlio di uno dei più cari amici, per l'appunto. La vita di Ferdinando Carlo sembra segnata da questa dimensione affettiva che emerge così bene da tutte queste lettere scritte, da queste parole vergate sui supporti più impensati. E sembra però anche segnata dalla indecisione, no? Da una cronica corrispondenza mancata tra i suoi desideri, che in realtà noi non possiamo conoscere ovviamente se non per quello che le fonti riescono a trasmetterci, e le sue azioni, cioè quello che desidera e quello che fa. Ferdinando Carlo è una specie di generatore di caos per sé e di caos per gli altri, che però lo accolgono e lo amano molto. È una figura molto affascinante che ci lascia pieni di interrogativi: che cosa desiderava veramente, di che cosa aveva paura? Ed è una figura anche quasi malinconica, che l'immagine che troviamo nella copertina del libro, cioè questo autoritratto maschile arrivato al Museo dell'Ermitage dal 600 Fiammingo, ci restituisce molto bene. Le donne invece si direbbero personalità molto decise, capaci di affermare in pieno la loro volontà. Parlano, protestano, strepitano, s'arrabbiano, appunto, strappano, danno fuoco alle cose, strappano le piante, sono determinatissime a prendersi quello che desiderano, e in parte anche ci riescono. Proviamo a richiamarle. Anna Giuditta, la prima moglie di Ferdinando Carlo, alla quale si chiede subito dopo le nozze di allontanarsi dalla casa dei Thun, ma lei si impunta e ci resta. Poi c'è Marie, e tra l'altro resisterà a tutte le richieste che le farà il marito, fino all'ultimo. Poi c'è Marie, la seconda moglie, poi c'è Anna Massenza, che è la zia di Ferdinando Carlo, che amministra, resta sulle terre natie e amministra lei sola le proprietà della famiglia, lo fa molto bene. Poi c'è Elisabetta, la figlia non voluta del primo non voluto matrimonio di Ferdinando Carlo e di Anna Giuditta. E poi c'è, stavolta non un membro della famiglia, ma un'altra figura molto importante in questa vicenda, una carismatica, Maria Arcangela Biondini, la badessa del monastero in cui Elisabetta, figlia non amata dal padre, ma amata da questa madre spirituale molto forte, entrerà, che è una donna di potere e di polso. E anche qui ci troviamo a ridimensionare in qualche modo una visione della condizione femminile come necessariamente relegata alla passività, una tendenza tra l'altro che la storia delle donne e di genere degli ultimi anni ha abbracciato. Ti chiederei, Serena, di raccontarci un po' di queste donne, delle loro volontà forti, delle loro capacità di dirle e di affermarle. Sì, prima mi soffermerei sulla figura di Ferdinando Carlo e sulla tua definizione del nostro cacciatore come generatore di caos. In effetti è interessante la formulazione. Beh, certamente per alcuni aspetti è una figura ambigua, confuso, disorientato, però è anche molto fermo nel rifiutare il matrimonio riparatore. E lì non c'è confusione, non c'è ambiguità, deve accettare semplicemente perché lo minacciano di morte, punto, non c'è storia. E poi c'è un altro aspetto drammatico, no, che accompagna tutta la sua vita, cioè lui è prigioniero di un vincolo che detesta, no? Il matrimonio, il primo matrimonio, e non c'è verso di scioglierlo, non c'è il divorzio, ovviamente in un contesto cattolico, no? Quindi come dire, questi aspetti, secondo me, sono un attenuante, se vogliamo dire così, rispetto alle sue scelte e anche rispetto alle strategie che adotta, alcune molto goffe, molto, molto ingenue. 30 anni dopo, dopo il primo matrimonio, nel suo testamento dettato sul letto di morte, in modo inequivocabile, di nuovo torna
sul rifiuto delle prime nozze, sulla violenza che ha subito in quel contesto. Una violenza, dice lui, intollerabile, no? Che ha condizionato la sua intera esistenza. Perciò sì, è una figura malinconica e penso anch'io che, come dire, la copertina riesca a ad esprimere questi elementi della, che attraversano forse anche tutto il libro. Per quanto riguarda le donne, beh sì, forse sono anche più determinate, volitive, coraggiose delle presenze maschili in questo libro, tutt'altro che passive. Anna Giuditta, l'hai detto, si vendica come può e lo fa in maniera aggressiva. La seconda moglie Marie, quando è alla Bastiglia e subisce 3 interrogatori, risponde senza timidezze, ferma, no? nella sua posizione, sembra quasi, insomma, cioè interagisce quasi alla pari con chi la sta interrogando, ma ci sono tanti altri aspetti appunto di questa personalità forte che non possiamo considerare qui. Poi ci sono le due sorelle di Ferdinando Carlo, del cacciatore, che si mostrano scevre, senza pregiudizi, no? Quando arrivano questi figli, diciamo bastardi, no? Illegittimi di Ferdinando Carlo, i parigini, come dicono i parenti trentini, per prenderli in giro evidentemente, no? Sono senza pregiudizi, anche rispetto alla bigamia del fratello hanno un atteggiamento aperto, per così dire, sono generose anche rispetto alla seconda moglie, no? La ospitano, le donano vestiti, ma anche dei legati perché lei possa vivere dopo la morte di queste cognate, no? Ecco, quindi anche queste sono interessanti. La Biadessa, l'hai detto, è interessante di sue, le lettere che manda al principe vescovo, arrabbiatissima, e al principe arcivescovo di Salisburgo, sono quelle di una donna veramente che ha un'energia interiore, no? che sprigiona attraverso queste lettere. La prima volta che le ho lette dico: ma chi è questa donna che si permette questi toni con un principe arcivescovo? Va bene, poi ho scoperto che era la badessa Biondini. Poi c'è la figlia rimasta in Francia, fragile e forte nello stesso tempo, forse soffre di depressione, malinconica, ma anche lei disobbedisce al principe vescovo di Trento, non viene a Trento, vuole stare in Francia e così farà. E poi c'è la prima figlia, timida, non ha mai conosciuto il padre, quindi abbandonata a un destino triste al convento suo malgrado, dove però trova spazi di autoaffermazione, no? Di realizzazione, di autonomia, e diventerà badessa, subentrerà alla Biondini. Perciò sì, è tutt'altro che passive sono queste donne, in effetti. La storia del cacciatore, Serena, questo lo possiamo dire senza spoiler, non finisce con la morte di Ferdinando Carlo, che non diciamo dove morirà né quando, però possiamo dire che la sua vita tortuosissima lo ha visto fuggire, rimanere per anni lontano dalle terre che lo avevano visto nascere, che gli avevano dato forse non una certezza di benessere, perché quelli erano tempi magri, di inverni gelidi che distruggevano raccolti, era un secolo, il 600, di guerre laceranti, almeno nella sua prima metà, ma senz'altro quelle terre gli avevano dato un nome, quindi l'appartenenza al grande casato dei Thun, seppur di un ramo più giovane e secondario, e quindi la possibilità di contare su una rete europea di appoggi. Ma qualcosa di quell'appartenenza conflittuale mai pienamente vissuta, perché se ne sta il più lontano possibile da quelle terre, sicuramente per evitare il primo matrimonio non voluto, ma chissà anche per altre, quali altre ragioni. Ecco, però di quell'appartenenza così controversa qualcosa doveva aver trasmesso ai figli francesi e parigini, no? Almeno al primo maschio, che si chiama Carlo Vittorio, che tornerà adulto nella dimora dei Thun a Croviana, nella Val di Non, da dove veniva il padre, e lì farà qualcosa che mi ha molto colpito, perché nessuno dei suoi avi lo aveva mai fatto prima, cioè scrivere la storia del casato del padre, del suo casato, quasi
a voler darsi un posto nella storia, quasi a voler darsi una legittimità che gli era stata a lungo negata, perché lui ha vissuto a lungo da figlio bastardo. Cosa ci dici di lui? Che cosa ne è di lui? Che cosa ne è dei fratelli in quello che segue alla fine della vita di Ferdinando Carlo? E che cosa resta quindi della eredità materiale e sentimentale del nostro cacciatore di corte? Poi magari ci dici anche perché lo abbiamo chiamato così. Sì, prima di tutto rientro alle origini, diciamo così, dei figli nati nel connubio con Marie. Non è semplice, si deve gestire prima di tutto l'ostilità espressa, esplicita dei parenti, un processo peraltro ricco di documentazione che ho avuto modo di sfruttare. C'è poi il problema della penuria dei patrimoni, debiti che si accumulano. C'è un ambiente così diverso da Parigi, da Venezia, no? Qui siamo tra le campagne, la montagna, le stalle, il bestiame, no? Insomma, a un certo punto Carlo Vittorio dice: io sono morto qui, no? Sono un ambiente che non è il mio, ed è questo. Anche le abitudini sono diverse, no? Carlo Vittorio deve fingere di sapere andare a caccia, mai fatto tra Parigi e Venezia, per l'appunto, quindi deve fingere quello che non è, ecco, uno dei tanti aspetti che si pongono in questo rientro. Nel rientro certamente lui assume ruolo di feudatario, di signore di terre che però sono almeno in quella fase povere, quindi è un aristocratico nobile, appartenente a un casato importante, ma povero, no? È solo, non trova moglie e quindi inizia a scrivere, coltiva il progetto a cui appunto tu ti riferivi, Fernanda, di scrivere la storia del casato tutto dei Thun, quel casato che non lo aveva riconosciuto e continuava di fatto a non riconoscerlo. Quindi calare la storia, la vicenda del padre, di Marie, della madre, seconda moglie, ma di un matrimonio non valido, ecco, in quella del casato Thun poteva, avrebbe dato la legittimità che gli mancava, no? La legittimità negata. La stesura dell'opera richiede 7 anni, l'opera viene scritta in francese, non in italiano, anche questo è interessante, ma la comunità continuerà di fatto a non accettare i parigini e nemmeno la seconda moglie Marie, di cui non viene riconosciuto il ruolo, e questo lo vediamo poi nel momento della sepoltura, no? Un momento altamente simbolico. Ecco. E poi c'è un sogno premonitore all'alba, un sogno che fa Carlo Vittorio, il padre Ferdinando Carlo, che finalmente torna rassicurante a promettere aiuto, promettere sostegno, appunto. In realtà è un sogno che ci parla del trauma, del distacco, ma anche dell'ansia, delle preoccupazioni, no? che nutrono la quotidianità di Carlo Vittorio. Anche questa è un'eredità di Ferdinando Carlo, evidentemente. Antonio, secondogenito, invece si dà alla carriera militare, l'unica prospettiva possibile per lui, in ogni caso non coltiva, non matura nessun legame né emotivo, che so, affettivo con i luoghi paterni. Sta a Vienna quando è libero dagli impegni, quello che può vendere lo vende, lo regala, ma Croviana non è un luogo significativo, uno spazio del cuore e della mente. C'è poi la figlia nata in Francia che, come dicevo prima, si rifiuta di presentarsi in Trentino, insomma, nel contesto del principato vescovile. Per lei tutto quello che ha a che fare con i Thun è una realtà
distante, no? È stata allontanata troppo presto dalla madre e dal padre, che invece ha educato i due figli maschi alla lealtà, alla fedeltà agli Asburgo, e naturalmente li ha educati e informati, istruiti sul ruolo dei tu nel contesto imperiale. Io, se posso, Giovanni, farei un'ultima domanda a Serena. Certo, sì, poi volevo chiedere anch'io una cosa. Ma una domanda velocissima, è un po' cattiva, ma l'ha fatto lei, ma me la sono fatta anch'io. Che cosa avresti voluto sapere, che cosa avresti voluto trovare in tutta questa documentazione ricchissima che hai studiato, che non hai trovato? Quale domanda è rimasta senza risposta? O quella delle molte domande che ti sei fatta, di cui avresti voluto trovare la traccia? Quella parlante, quella che determina tutto e che non hai incontrato. Diciamo tra le varie questioni e domande che sono rimaste senza risposta, c'è il punto di vista di Marie, la reazione di Marie quando ebbe modo di leggere il testamento del marito, in cui si rivelava tutto il senso delle strategie, i nascondimenti, i sotterfugi, l'esistenza della prima moglie di cui Marie nulla sapeva. Ecco, mi sarebbe piaciuto trovare, come dire, una testimonianza che ci parlasse dei sentimenti di Marie quando la vita del marito, ecco, le si svela, le si rivela sotto gli occhi attraverso il testamento e altra documentazione, ma il testamento in particolare, perché è vero che Ferdinando Carlo le chiede perdono, però insomma, non so, l'avrà perdonato, come avrà reagito? Ecco, questo mi sarebbe piaciuto saperlo. Ce lo possiamo immaginare. Ti lasci? L'amore era tanto intenso, la sintonia era tanto intensa che forse, però non lo so, potrebbe anche averlo perdonato. Interessante. Io no, vi ringrazio perché la conversazione è stata molto, molto ben costruita e veramente molto interessante. Diciamo, anche il mio ruolo di metronomo, diciamo, è stato completamente inutile, diciamo, perché siete state bravissime a gestire la conversazione. Allora, la domanda che vi volevo fare, che accomuna entrambe, è questa. Cioè, visto che anche Fernanda ha da poco pubblicato un libro di cui si è parlato a lungo, che riguarda un caso anche quello in qualche modo di diciamo della sofferenza che le convenzioni sociali producono, no? E di quanto costa, insomma, come dire, resistere alle convenzioni sociali e quali possono essere, come dire, le conseguenze anche psichiche, no? Io volevo chiedervi, il libro, scusate, è stato pubblicato da Einaudi, si chiama Veronica e il diavolo. Allora, la storia di un esorcismo a Roma, appunto, per il titolo completo. La domanda è questa, cioè che cosa queste storie di così lontane nel tempo rispetto a noi, di persone appunto anche sconosciute fondamentalmente, assolutamente... per il resto, come dire, prive di interesse per la storia, per la grande storia, no? Che cosa ci rivelano? Perché dovrebbero essere di interesse per noi, per nel nostro tempo, per il lettore che dovesse avvicinarsi ai vostri libri? Serena, ti do la parola. La prego, a te. A te la parola. Quello che, tra le molte cose che mi ha colpito della vicenda di Veronica, è stata il suo protagonismo e al contempo in qualche modo la sua strumentalità. Cioè, è la storia, quella che ho trovato nella documentazione principale, di un problema che questa ragazza doveva avere, che si esprimeva in convulsioni, in parlare scomposto, gesti sconnessi, trasformarsi della sua personalità da pia, devota, composta, alla quintessenza della volgarità e della sgradevolezza. E un problema
che era il suo nell'occhio di chi guardava, ma che di fatto era in primis il problema dell'osservatore. Cioè, quello che mi è interessato e che mi ha vinto è stata un po' questa possibilità di capovolgimento della prospettiva. Cioè, la questione non era tanto capire se Veronica fosse posseduta o fosse isterica, se fosse una matta o se fosse una che fingeva per attirare l'attenzione, ma quello che le è stato attribuito, il modo in cui è stata osservata, in cui è stata giudicata e le reazioni di fastidio e di turbamento che per questa sua inclassificabilità ha suscitato a lungo tempo nei suoi osservatori e nei suoi disciplinatori. Questo credo sia una questione che si pone anche oggi tutte le volte che ci troviamo al cospetto di un'alterità che non conosciamo e alla quale attribuiamo la colpa della sua incatalogabilità, mentre invece il problema principale sta nel limite dell'occhio che guarda. Serena? Dunque, io sono stata colpita dalla volontà che ho trovato espressa in più soggetti, in più attori, no, in questa ricostruzione, di imporre la propria individualità, ecco, anche senza compromessi, anche con la consapevolezza rispetto alle conseguenze anche gravi di certe scelte. Ecco, questo mi ha colpito e trovo che sia, che comunque, come dire, che rimanga attuale, no? Ecco, questo bisogno di individualità e ripeto, considerare gli uomini del passato senza istanze di questa natura, senza bisogni, senza priorità, senza identità al plurale, secondo me è fuorviante. Ecco, credo valga la pena non solo sottolinearlo, ma dare voce, ecco, a questi uomini, a queste donne che escono dagli archivi, dalle carte degli archivi e che appunto ci impongono, perché così è successo almeno in questo caso, la loro volontà, la loro individualità. Non si mette un po' in discussione l'idea stessa di Ancien Régime in questo modo? Cioè, nel senso di... O comunque se ne dà un'immagine molto, molto più complessa e sfaccettata, no? Diciamo... tradizionalmente, cioè, dire, l'individualismo è una categoria comunque che nasce soltanto, diciamo, con la rivoluzione borghese, insomma, no? Diciamo, difficilmente si immaginava, no, tradizionalmente, come dire, figure di questo tipo, diciamo, si potevano concepire figure di questo tipo nell'Ancien Régime. Quando però si aprono gli archivi, si inizia a fare questo lavoro di archivi, e appunto si scoprono ripetutamente storie di questo genere, no? Cioè, questa complessità. Allora, questa era una domanda che, perché sotto traccia mi sembra che da questo si emerga anche questo aspetto, no? Sì, io personalmente credo che certe periodizzazioni davvero vadano ripensate. Ecco, insomma, Ancien Régime, rivoluzione borghese, non so se oggi, forse bisognerebbe tornare più spesso in archivio, ma non voglio essere presuntuosa, semplicemente trovare la documentazione che ci possa aiutare. Ecco, io l'ho trovata perché c'era, insomma, ed è una documentazione, sono carteggi che parlano appunto di individualità, di scelte. Fernanda dice... Senz'altro, se posso aggiungere, anch'io concordo con Serena che le periodizzazioni sono relative e dipende anche dall'oggetto di osservazione specifico. Ci sono ambiti, e in particolare quello legato alla storia della sessualità, del costume, dell'uso del corpo, che comunque attraversa anche le vicende che Serena studia, in cui le persistenze sono molto più radicate. Sì, ci sono vicende come quelle che ci racconta Serena di negoziazione con la norma, tentativi che noi potremmo definire anacronisticamente, però proviamoci, no? Facciamo un patto, usiamo questo termine sapendo che è un azzardo, autodeterminazione o comunque decisione per sé,
in relazione all'uso del proprio corpo, quantomeno è quello che fa Ferdinando Carlo, però è maschio, è figlio rampollo di una famiglia nobile che lo sottopone a, proprio per questo, a un certo tipo di vincoli, e qui c'è una storia della maschilità che deve essere continuamente rivista, no? Anche in relazione a, al ruolo atteso di maschio, rampollo di famiglia. Diversa è la condizione delle donne, anche se abbiamo visto dalle vite femminili che questo libro racconta, che anche qui i modi di vivere il corpo e il rapporto con il matrimonio e con la norma sono molto più elastici e imprevedibili di quello che prevedremmo. Ci sono delle sacche di persistenza nell'antico regime che viviamo tutt'oggi su determinate questioni, quindi le periodizzazioni si spostano continuamente a seconda di dove le andiamo a cercare e ad osservare. Certo, certo. Anche se poi, come dire, altri libri, diciamo, ora faccio degli esempi illustri, no? Diciamo, ma penso al ritorno di Martin Guerre della Zemmon Davis o al Formaggio e Vermi, no? di Carlo Ginzburg. Sono stati libri che hanno mostrato come, appunto, andando a guardare negli archivi, anche nelle carte, come dire, meno frequentate, anche negli archivi provinciali, come dire, si possono trovare delle vicende illuminanti. Ma appunto, scusate, rischiamo di andare fuori tema, il tempo è anche poco e non vorrei rubare troppo, però è una domanda che mi faccio, cioè quanto ci proiettiamo di nostro su queste vicende? Cioè del passato? Serena, stavolta rispondi tu per prima. Beh, diciamo che dovremmo mantenere la distanza rispetto al soggetto che studiamo, ecco, questo ci viene insegnato, no, dai primi giorni del primo anno di università. Poi è chiaro, certe esperienze, certi interessi, certe sensibilità, come dire, ci portano a focalizzare l'attenzione su alcune vicende piuttosto che altre, questo credo sia innegabile, insomma, non ne posso negarlo, ecco. Spero e ho cercato di mantenere la distanza, questo sì, rispetto alla ricostruzione, insomma. Certo. È una domanda difficile questa, proprio molto difficile. Io credo di aver fatto esattamente il contrario di quello che ha fatto Serena, cioè di aver adottato una dichiarata vicinanza con l'oggetto della ricerca, mettendomi in prima persona, in alcuni punti, cercando di limitare il più possibile per non invadere troppo il campo, cosa che Serena non ha fatto, non c'è. Serena c'è molto, poi conoscendola si sente la sua voce, leggendola, ma non dice mai io. Mantiene una dichiarata distanza. Io ho organizzato diversamente la narrazione, mettendomi come ricercatrice dentro l'azione, esprimendo uno stato d'animo nella parte iniziale del libro, di in qualche modo di, come di spiazzamento, come di volontà di saperne di più che non veniva mai soddisfatta, e penso che al di là della narrazione, di come uno organizza la scrittura, sia un po' inevitabile e si debba prendere atto che le domande che facciamo a queste vicende sono profondamente legate al tempo nel quale viviamo, e se noi possiamo parlare di soggettività, se possiamo parlare di individualità, è perché viviamo in una cultura in cui la dimensione dell'individualità è quantomeno enunciata molto, no? La cerchiamo perché sappiamo di cosa stiamo parlando. E quindi è una distanza, nella misura in cui non entriamo nel giudizio, non entriamo con il giudizio giudicando queste vicende, cerchiamo di non prendere posizioni, ma lo strumentario con il quale lavoriamo è inevitabilmente impregnato della pesantezza anche del nostro presente. Certo, verissimo. Sì, esatto, perché secondo me, se c'è una cosa che posso dire, appunto, da lettore di entrambi i libri, uno, diciamo, un po' in maniera più intensa, quello di Serena, ovviamente, cioè, anche per il corpo a corpo che ci ho fatto, è la... appunto, mi sembra che ci sia riflesso, no, di quanto lego o l'io
contemporaneo, no? Se che è così, così centrale, cioè è la domanda di che cosa sia questo io, insomma, no? Che noi la riproiettiamo nel passato, diciamo, di che cos'era allora, no? Cioè, questo mi sembra un aspetto molto interessante, cioè, è per quello, diciamo, due ricerche da cui io ho imparato molto e che mi sono state, cioè mi hanno parlato anche molto dell'oggi, ecco, non soltanto del aiutato a capire molto anche qualcosa di noi, ecco, non soltanto di vicende ormai, come dire, lontane, insomma, no? Questo, insomma, mi è sembrato, insomma, vabbè, sono due libri da cui ho imparato, ecco, diciamo così. E questa è la cosa, penso, uno dei complimenti, no, migliori che si possa, grazie, fare, diciamo. Certo, grazie. Quindi, no, diciamo, se non mi pare che di vedere che ci siano domande, diciamo, per cui io ringrazierei le persone che ci hanno seguito, ringrazierei Fernanda Fieri per essere stata una lettrice molto attenta del libro di Serena Luzzi, che, e per quindi aver fatto delle domande molto interessanti e molto intelligenti, e Serena Luzzi per tutto il lavoro che mi ha portato a scrivere un libro che è bellissimo e che consiglio a tutti di leggere, che è questo, ma che vedrete tra poco nella nostra sovraimpressione. Allora, a presto e saluto tutti, arrivederci. Grazie.